Adesso passiamo a considerare il secondo tipo di conflitto di attribuzione, non un conflitto fra organi dello Stato, ma un conflitto fra enti diversi. Quindi non è un conflitto interorganico, ma è un conflitto intersoggettivo perché riguarda problemi che possono sorgere, problemi di competenza evidentemente, che possono, di attribuzioni, che possono sorgere fra Stato e Regioni, fra Regioni fra loro. Dove troviamo la regolamentazione di questo tipo di ipotesi? Lo troviamo nell'articolo 39 della legge 87 del 1953, secondo cui se la regione invade con un suo atto la sfera di competenza assegnata dalla Costituzione allo Stato, ovvero ad un'altra regione, lo Stato e la regione rispettivamente interessata possono proporre ricorso alla Corte Costituzionale per regolamento di competenza. Del pari può produrre ricorso alla regione la cui sfera di competenza costituzionale sia stata invasa da un atto dello Stato. Quindi abbiamo invasioni reciproche, sostanzialmente, si è andato a finire con un certo atto in sfera di competenza di un ente che sostanzialmente lo Stato, la regione, ha invaso con un suo atto la sfera di competenza di un altro ente. Quindi, come si vede, si tratta di conflitti intersoggettivi e c'è stato un atto che, per così dire, ha scatenato questo conflitto stesso. Questo atto però non può essere una legge, perché in questa ipotesi qua c'è una specifica regolamentazione che è quella dell'articolo 127 della Costituzione. Stabilito che c'è stata questa invasione di competenza, in maniera più precisa, che cosa può essere accaduto? Possono essere accadute quelle cose che abbiamo visto nel caso del conflitto interorganico. O c'è stata un'usurpazione di potere a causa di questo atto, o c'è stato un cattivo uso del proprio potere a causa di questo atto che ha impedito all'altro ente di poter usare correttamente il proprio potere. La domanda si propone con ricorso e il termine per produrre ricorso è di 60 giorni a decorrere dalla notificazione o pubblicazione, ovvero dall'avvenuta conoscenza dell'atto impugnato, quindi 60 giorni di tempo in generale per proporre questo ricorso. Chi sono i soggetti legittimati a proporre il ricorso? Beh, sappiamo lo Stato, le Regioni. Più precisamente però, per quanto riguarda lo Stato, è il Presidente del Consiglio dei Ministri o un Ministro di lui delegato. Per quanto riguarda la Regione, è il Presidente della Giunta regionale, però dopo una deliberazione della Giunta regionale stessa. Diciamo, nei casi più gravi, l'atto di cui si impugna, si può chiedere anche la sospensiva di questo atto. Che cosa dobbiamo dire in più su questo conflitto di attribuzioni fra Stato e Regioni e fra Regioni fra di loro? Notiamo che c'è una differenza proprio nella procedura di questo conflitto di attribuzioni e quello interorganico. Infatti abbiamo visto che nel conflitto interorganico ci sono due fasi, una fase di ammissibilità del ricorso e una fase successiva di merito, di discussione del ricorso stesso. Quale due fasi non ci stanno? Direttamente ci si rivolge alla Corte Costituzionale che poi deciderà in merito della questione. Verrebbe da chiedersi come mai là ci sono le due fasi e qua invece le due fasi non ci stanno, visto che si tratta comunque di conflitti di attribuzione. Il motivo è abbastanza semplice. Questo giudizio qua è un giudizio a parti predeterminate, cioè noi sappiamo da subito chi sono i legittimati ad agire dal punto di vista attivo, i legittimati passivi. Per sostenere questo giudizio, appunto lo Stato, le regioni e i loro rispettivi rappresentanti. Invece, nel conflitto interorganico non si sa, come dire, a priori chi potrebbe essere il titolare del potere usurpato che poi dovrà agire. È proprio per questo che lì ci sono due fasi davanti alla Corte Costituzionale e qua no, proprio perché si è certi di chi dovrà agire in giudizio e di chi dovrà resistere nel giudizio.